Allora, oggi parliamo di un libro di un autore che personalmente apprezzo e amo tantissimo. Si tratta di Paolo Nori, che rappresenta un po' quello che siamo, ma con una voce assolutamente personale. In quest'ultimo romanzo, Siamo buoni se siamo buoni, pubblicato da Marcos y Marcos, il protagonista è Ermanno Baistrocchi, che di mestiere fa l'editore. Fino a quando, come ci ha raccontato nel suo precedente romanzo La banda del formaggio, fino a quando viene investito in maniera quasi definitiva. Tutti lo danno per morto, lo danno per spacciato, ma Ermanno si risveglia in una stanza di ospedale dove scopre che gli hanno pubblicato il suo romanzo, che è appunto La banda del formaggio. Quindi il libro prende le mosse da qua e si ride, ci si diverte. E si ascolta la musica che Nori ci racconta con la sua scrittura veramente unica nel panorama italiano contemporaneo. Ve ne farei ascoltare un pezzetto. E poi dopo questo all'inizio, dopo quella domanda che bisognava capire cosa mi era successo, che io ancora non sapevo niente, cosa mi era successo? Mi avevano investito. Mi avevano investito, ero caduto all'indietro, avevo picchiato la testa. Era arrivata un'ambulanza, mi avevano ricoverato all'ospedale, mi avevano fatto dormire. Diversi giorni avevo dormito, 11 giorni, ma non perché volevo dormire. Mi tenevano addormentato loro per vedere di fare gli esami se era successo qualcosa dentro il cervello. Dei libri, quando ero piccolo, mi piacevano le pagine bianche che ci sono alla fine. Mi sembravano una specie di regalo che mi sembrava bellissimo che si potesse rubare senza che se ne accorgesse nessuno. Pagine bianche, in un mondo che quando ero piccolo era un mondo tutto a righe, sempre stato un po' insofferente alle righe, ma non che sia importante.